Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e benvenuti su Mario Kart Tour. Ci troviamo su mobile e questo è un gioco free to play che potete scaricare gratuitamente dal Play Store. Già, io l'ho provicchiato e vi devo dire che la grafica di questo gioco è davvero fatta molto bene, eccezionale. Per quanto riguarda i comandi, beh, sono un pochettino più legnosi, anche perché dovremmo strisciare il dito per poterci muovere a destra e a sinistra e l'accelerazione è automatica. Direi di partire, di farci una gara insieme. Momentaneamente non ho neanche sbloccato così tanti personaggi e non ho sbloccato soprattutto il mio preferito che è Yoshi. Avrei voluto tanto sbloccare Yoshi, ma evidentemente ci vorrà un po' di tempo per riuscirlo a sbloccare. E sì, direi di partire. Siamo contro altri giocatori online, quindi spero di riuscire a fare una buona partita. Ok, dai, finalmente siamo in gara dopo un piccolo caricamento. Abbiamo anche l'opportunità di accelerare per fare il turbo. Inizialmente qua già iniziano a darci delle sportellate. Attenzione che è davvero complicatissimo gestire l'auto. Possiamo derapare, giusto per avere un po' di turbo in più. Utilizzerei anche il fungo così per darci un minimo di accelerazione. E attualmente non è che siamo proprio in vantaggio, Anzi. Tutt'altro, aia, aia, smettetela di sbattere. Che cos'è? Non è mica un autoscontro questo, su via. Non so se le monetine ci aiuteranno in qualche modo ad andare più veloci, non ne ho la più pallida idea. Ecco, io volevo prendere l'altra strada, però evidentemente non è stato fattibile come cosa. Siamo sesti, stiamo facendo davvero schifo. Fungo, utilizziamo sto fungo che ci fa diventare giganteschi e forse aumenta anche un pochettino la velocità. Guarda, spero di sì. Siamo quarti, quindi qualcosina l'abbiamo fatta. È davvero legnoso il sistema di movimento. Lanciamo sto guscio. A posto così. Secondi, secondi, dai. Momentaneamente siamo secondi, quindi va bene. Prendiamo il turbo, vediamo se riusciamo a volare. Grande, grande. Terzi. Vorrei arrivare primo, onestamente, però la vedo complicata qua la situazione, anche perché ci stanno lanciando il finimondo. Questo è il potere speciale del nostro personaggio, che ci dà praticamente un piccolo turbo, però è anche un po' una fregatura, visto che lo possono utilizzare anche i nostri avversari. Siamo primi, siamo secondi, insomma, siamo in testa, però dobbiamo fare ancora un altro giro. Dai così. Ok, riutilizziamo qua il nostro potere. Sì, magari riusciamo ad accelerare un minimo, è davvero complicato gestire qua tutta la situazione. Dai così. Beh, per il momento siamo primi, quindi ottimo, tanta tanta roba. Dietro abbiamo uno con qualche potere attivo, mi sa, perché ci segnalava qualcosa dietro. Qua non riesco assolutamente a prendere quella là che sembrerebbe una scorciatoia, infatti ci hanno superato. Però va bene. Adesso lo riprendiamo e gli lanciamo il guscio. Vai, guscio. Ci sta addirittura un'altra scorciatoia. Perché un altro è passato addirittura avanti. Quindi probabilmente ci sta anche un'altra scorciatoia. Lancia sto guscio. Grande, l'abbiamo preso in pieno. Se qua prendiamo il salto, voliamo e prendiamo un buon vantaggio. Maledizione, non l'ho preso come si deve. Complicato, davvero complicato qua gestire il tutto. Ci siamo passati forse a pelo sotto quel dinosauro. Ok, dai, sembra che vada. La banana quasi me la lascerei dietro, che ci fa da scudo nel caso. Almeno immagino che funzioni così. Dai che ci siamo quasi e siamo arrivati primi. Bene, dai, ottimo, ce l'avevamo proprio dietro. Va benissimo così. Una volta completata la gara ci darà anche dell'esperienza. La barra dell'esperienza aumenta in base alla cilindrata e al piazzamento. Quando si riempie il suo limite massimo aumenterà. Ok, d'accordo. Non so ancora bene a che cosa ci serva l'esperienza, magari ci daranno delle ricompense. Abbiamo ottenuto 7 monetine in totale, ancora non ho idea di cosa farci con le monetine. C'è un negozio, è possibile comprare con le gemme altri personaggi. Però momentaneamente io non ho assolutamente altre gemme, quindi non avrei modo di comprare altri personaggi. Direi di farci anche la spiaggia Koopa X.
questa volta magari andrei a selezionare lei, che se non sbaglio come abilità ha quella di avere tre funghi. Può ottenere tre funghi, quindi va parecchio veloce. Non so se cambia anche il tipo di macchina, se ci sono macchine con più tenuta o meno. Carichiamo il turbo e partiamo. Ahia, qua iniziano a strattonarci, a spingerci. E niente, volevo salire sopra la rampa, mi hanno spinto e continuano ad attaccarmi. Utilizziamo anche il funghetto. Stiamo facendo abbastanza schifo per il momento, siamo quarti. Però recupereremo, avremo sicuramente modo di recuperare, non abbiamo preso bene quello. Ecco, infatti lei qua con i tre funghietti va parecchio veloce, va parecchio veloce. Ah, maledizione, ci hanno colpito col fulmine, scusate, adesso andiamo qua. Non so se questa magari è una scorciatoia o ci rallentano, mi sa proprio che ci rallenta tantissimo sta cosa. Se salivamo là sopra prendiamo la scorciatoia. Nulla, non siamo riusciti a fare quel salto, però magari riesco a fare questo stavolta. Fammi salire di qua. Ok, così perlomeno stiamo volando. Io lancerei pure il guscio che magari colpisce qualcuno. Qua sta succedendo il finimondo. Siamo terzi, adesso siamo quarti. Vabbè, dai, siamo. Bene o male, sembra nella stessa posizione. No, non riesco a salire su quella maledetta cosa. Dai, i funghietti. Attenzione che siamo primi, quindi va benissimo anche lei, grazie a questo potere ci dà una grandissima mano. Aia, però sono sottosti, adesso siamo settimi, dai, eravamo primi e siamo settimi, ma non è possibile sta cosa. E niente, niente, siamo caduti e quindi sbrighiamoci, cerchiamo di recuperare un attimino perché dai, siamo sesti. Ma perché se ne va da tutt'altro lato? Non potevi prendere sta cosa? Niente, abbiamo sbattuto, stiamo rallentando, niente, questa gara stiamo a fare schifo, stiamo a fare fottutamente schifo. Proviamo di qua, magari riusciamo a ottenere qualcosa di interessante. Perché sei caduto in questo modo? No, dai, è nulla, sesti, sesti. Abbiamo appena sbloccato un livello bonus, o almeno credo che sia un livello bonus, un livello particolare, un livello sfida, se così lo vogliamo definire. Già ne avevo affrontato uno dove dovevo passare attraverso degli anelli, e in questo caso credo che dovremmo prendere i salti turbo. Immagino proprio di sì. Devo prenderci ancora la mano. Prova a superare la sfida con il pilota e il veicolo, detta prano, predefiniti. Dobbiamo fare 5 salti turbo, d'accordo. Quando tocchi a terra, dopo un salto turbo, eseguirai uno scatto. Piloti diversi eseguono salti turbo diversi. Ok. Quindi magari lui è un pochettino più pesante e fa dei salti più bassi? Potrebbe essere. E allora, seguiamo la pista. Non so se questi me li conta come salti turbo, ma immagino di sì. Non ne ho la più pallida idea se sto facendo punti. Beh, siamo 3 su 5. Ah, niente, quello là l'abbiamo mancato malissimo. Qua dovremmo riuscire a fare il salto. A posto. Vabbè, dai, abbiamo già completato praticamente quella che è la sfida. Immagino che più avanti saranno anche più complicate. Non credo che ci sia un tempo limite, o almeno per il momento non vedo nessun tempo limite. Adesso dovremmo anche utilizzare il deltaplano? Assolutamente no. Va bene, dai. E comunque, ragazzi, una volta finito questo livello, direi che ci possiamo anche salutare qua per questo video. Attenzione, qua c'è tipo una mega rampa, la voglio prendere assolutamente. Vediamo se riusciamo a prenderla tutta, grande, grande. E siamo arrivati, mi sa. Non so se c'è un altro giro da fare. No, ok, abbiamo finito. Va bene, a posto così, a posto così. Credo che abbiamo completato la sfida egregiamente, no? Maledizione, dovevamo fare 25 salti, invece ne abbiamo fatti solamente 19, però. Per ottenere le 3 stelle ne dovevamo fare 25. Va bene, va bene.
Beh ragazzi, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Trofeo terminato, puoi affrontare di nuovo le gare per migliorare il tuo punteggio, d'accordo? Beh ragazzi, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina, così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!